fa discutere il divieto di consumo nel fine settimana di cibo e bevande in tutte le repubbliche della città di Teramo, ordinanza voluta dal sindaco, che è entrata in vigore da ieri e lo rimarrà fino al 6 di aprile, dalle ore 16 alle ore 22 di venerdì, sabato e domenica. Per me non ha senso. Non ha senso perché? Non ha senso perché in questo caso, togliendo a noi la possibilità di vendere una birra, uno spritz, qualsiasi cosa, i ragazzi si rinchiudono dentro le case e fanno la stessa cosa, secondo me, anzi forse fanno peggio. L'unica cosa da fare secondo me è quella di ridarci a noi la possibilità di lavorare. Ridateci tavoli, fateci lavorare onestamente, tranquillamente, anche con... togliendo qualche, che ti devo dire, 10 tavoli li togliamo, ne togliamo anche 20, però almeno possiamo far sedere i nostri clienti, loro sono distanziati, non si creerebbe più l'assembramento che si crea tutti i fine settimana, perché si crea solo il sabato, perché da lunedì al venerdì non c'è nessuno in giro, solo il sabato si crea questa confusione e mi rendo conto. Poi altra cosa, ci sono dei bar che chiudono alle 6 e altri bar che non chiudono alle 6, stanno aperti fino alle 7, alle 8, alle 9, danno da bere anche di nascosto, noi lo sappiamo, dobbiamo stare zitti e questa cosa non ci sta bene però, assolutamente. Diciamo che è un'ulteriore penalizzazione, però comunque fondamentalmente ci cambia poco a livello di... Sicuramente incasseremo di meno, ma a livello di servizio il nostro servizio non cambia, perché noi possiamo comunque fare l'asporto fino alle 18, confezionato, l'asporto confezionato. Ecco, è un'ordinanza che vi aspettavate? Sinceramente no, però è da accettare. È opportuno, era stato opportuno farla dal vostro punto di vista, considerando quello che accade ogni sabato in centro? Sì, è vero che in alcuni posti, come anche qui nella piazza, ci sono aggregamenti, ma comunque penso che ci siano ugualmente. Non è che con questa ordinanza riusciamo a evitare il corso pieno il sabato sera. Il corso pieno ci sarà anche questa sera. Ma vabbè, oggi piove, quindi magari un po' di meno dalla settimana scorsa, ma non è questa ordinanza che svuota il corso. No? Ma questa è un'ordinanza, è un palliativo alla fine, cioè così non risolviamo niente. Qua o siamo tutti uniti e prima di tutto dobbiamo capire veramente qual è il problema, perché non si è capito bene. E chi ne paga le conseguenze siamo solo noi. Ma voi vi sentite responsabili di questi assembramenti all'esterno? Assolutamente, il problema è stato tutto iniziale, nel senso che nessuno ha mai veramente dichiarato qual è il problema. E la gente non lo capisce, non lo sa. E quindi il problema è come facciamo noi a gestire la gente, gli assembramenti esterni? Mica faccio il vigile io. Al comune che cosa si può dire? Al comune si può dire, che cosa gli possiamo dire al comune? Al primo cittadino gli possiamo dire solo una cosa, noi siamo arrivati alla frutta, qui diciamo non c'è più niente da tirare fuori, abbiamo tirato fuori il massimo, qualcuno cade, qualcuno non riaprirà più e purtroppo queste sono le conseguenze.